e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel, nuovo video dedicato alla Midnight Factory, in modo particolare alla collana Classic, perché ad agosto è uscito l'ultimo titolo della collana e mi è arrivato un bel pacchettino dalla Play On. Quindi io direi adesso di spacchettarlo insieme, vediamo un po'. Ecco qua, velocizziamo un po' i tempi con questa transazione da 4 soldi. Stiamo parlando di Lady Vendetta, ovvero Lady Vengeance, che sarebbe il terzo e ultimo capitolo della trilogia della Vendetta, diretta da Park Chan-wook. Prima di questo film erano già usciti, sempre per la collana Classic, vado in ordine cronologico di uscita, ovvero Old Boy, pellicola girata nel 2003. Prima di questo invece Chan-wook aveva diretto Mr. Vendetta, che però è uscito a luglio, quindi hanno fatto un po' di disordine, diciamo, sulle uscite, però l'importante alla fine è avere tutte e tre le pellicole, quindi completare la trilogia della Vendetta. Peraltro il film Lady Vendetta è l'unico titolo che io non ho ancora visto di questa trilogia, che ricordo essere una trilogia coreana. Edizione anche questa ricca di contenuti speciali, anche questa in 4K Ultra HD. Io quindi direi di cambiare subito angolazione, così vediamo nel dettaglio quest'ultima uscita, Midnight Classic. Ecco qua, quindi ci siamo, finalmente siamo riusciti a concludere, a chiudere questa trilogia della Vendetta di Park Chan-wook con questo terzo capitolo, Lady Vendetta, diretto nel 2005. Edizione Limited Edition 4K che include anche il Blu-ray più il book da collezione. E adesso andiamo a spacchettarlo. Ecco qua, facciamo un taglietto qui. Ancora non sappiamo quale sarà il prossimo titolo della Midnight Classic, della collana Classic. Non so se a settembre riuscirà a nulla, credo di no, forse se ne parlerà direttamente ad ottobre. Comunque concentriamoci adesso su Lady Vendetta. Anche qui abbiamo un bel cofanetto con cartone rigido. Questa è la costina, quindi diciamo che fa la sua bella figura insieme agli altri due titoli della trilogia. Ecco qua, chiaramente Old Boy è quello con maggior spessore, anche perché ha qualche disco in più, se non sbaglio, vediamo. Sì, 1, 2, 3 dischi, a dispetto invece degli altri due titoli che hanno soltanto due dischi. Allora, dicevamo, giriamo un po'. Leggiamo anche la trama per chi non l'avesse mai visto. Mi sposto così vi mostro anche qualche immagine. Jeon Ja ha passato 13 anni di carcere per aver rapito e ucciso un bambino di 5 anni. Ma la verità non è questa. Il principale responsabile del suo arresto è infatti Mr. Baek, un suo vecchio insegnante rivelatosi un efferato assassino, contro cui Jeon Ja ha tramato una terribile vendetta durante la sua prigionia. Diretto da Park Chan-wook, l'ultimo stravolgente capitolo della trilogia della Vendetta. Vediamo un po' che cosa contiene questa edizione. Tre contenuti speciali sul primo disco, che è quello 4K HDSDR, quindi non HDR. Abbiamo il commento audio del regista Park Chan-wook e dell'attrice Lee Yong-ae, sottotitolato in italiano. Park Chan-wook, peraltro, aveva già curato il commento, vediamo un po', sì, sia su Mr. Vendetta ma anche su Old Boy, sì, quindi ha fatto il commento su tutti e tre i film. Passiamo adesso invece al secondo disco, film anche qui presente nel disco 1080p, abbiamo nuovamente lo stesso commento audio, poi abbiamo un making of, poi interviste a Lee Yong-ae, spero di pronunciarli bene, Choi Min-sik, le detenute, i familiari delle vittime. Poi abbiamo lo stile di Lady Vendetta, la fotografia, costumi e make-up e gli effetti speciali, la computer grafica, la scenografia. Poi abbiamo Get Together, film a confronto, Lady Vendetta a Venezia, Park Chan-wook, fotografo sul set. Poi abbiamo delle scene alternative con il commento e la Vendetta secondo Kim Newman. Peraltro Kim Newman aveva già curato l'extra anche su... sul film precedente, sì, ecco qua, la Vendetta secondo Kim Newman,
E poi conclude il comparto extra il trailer italiano. Peraltro voglio ricordarvi che il titolo originale è Sympathy for Lady Vegans, mentre in italiano viene tradotto semplicemente con Lady Vendetta. Per quanto riguarda le tracce audio, abbiamo italiano 5.1 di TSHD Master Audio e il coreano con la stessa traccia, sottotitoli solamente in italiano. Come contenuti extra abbiamo circa 150 minuti. Poi diamo uno sguardo all'interno con il MediaBook. Ecco qua, questo è l'interno, sempre ottimo cartone. Vediamo un po' il MediaBook con quest'altro artwork molto bello, un pezzo di torta. Non ho visto il film, quindi non so a che cosa si riferisce, lo saprò ben presto. Poi all'interno abbiamo la tasca con i contenuti cartacei che vediamo tra pochissimo. Vediamo invece l'artwork interno. Qui abbiamo il disco 4K e il disco Blu-ray. E questa è l'immagine interna. 1 e 2. Contenuti cartacei. Innanzitutto vediamo il retro. Ecco qua, con la pistola. Abbiamo innanzitutto una card con questo artwork alternativo, protagonista in primo piano, Sympathy for Lady Vegans, e qui il logo Midnight Classic. Sfogliamo anche il booklet, tutto ovviamente scritto in italiano, La Vendetta capitolo 3, quindi il primo film è stato girato nel 2002, poi Old Boy nel 2003, infine questo nel 2005. Sono passati quasi 20 anni dal completamento della trilogia di Park Chan-wook. Ecco qua, varie immagini, molto particolare questa foto. Park Chan-wook, La mia estetica, testi a cura di Manlio Gomarrasca di Notturno Cinema. Voilà, qui alla fine poi abbiamo anche l'accenno sul doppiaggio. E quindi questi sono i contenuti cartacei che ora rimettiamo all'interno del MediaBook. Non appena ci saranno novità sul prossimo titolo Midnight Classic, chiaramente vi farò sapere. Quindi seguite sia la pagina Facebook di Dr. Loomis Channel, ma vi invito anche ad iscrivervi alla chat Telegram Dr. Loomis Channel News and Promo. Lì, oltre a tutte le promozioni e un video, do anche tutte le varie novità delle varie uscite, tra cui quelle della Midnight. Vi ricordo infine che il prodotto è disponibile unicamente sul sito della Fan Factory, ecco qua. Quindi non è acquistabile su Amazon o su altri store, ma solamente, unicamente, sul sito Fan Factory. Bene, quindi questo video unboxing dedicato al film Lady Vendetta termina qui. Io spero sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto il video, magari metteteci pure un like e commentate. E noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti!